altri ex di Non è la Rai composto da Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere nel cast del Grande Fratello. La nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha preso il via il 16 settembre con un ricco cast di VIP e NIP e in queste ore è montata una polemica proprio sulle ex stelline del programma di Gianni Boncompagni. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Momenti tesi per le nomination, come il faccia a faccia tra Luca e Lorenzo, sfociato in un acceso litigio. Oppure quello tra una degli ex volti di Non è la Rai, Ilaria Galassi e Ilaria, una delle concorrenti NIP, a causa della delusione di quest'ultima per essere stata nominata dal trio composto da Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere. Dopo la puntata Ilaria spiega di averla nominata in quanto nel corso degli ultimi giorni ha visto in lei un cambiamento. Anziché trascorrere del tempo con tutti gli inquilini della casa, ha passato le sue giornate in compagnia di Jessica Morlacchi e ciò l'ha portata a riflettere. Grande Fratello, polemica per il video di Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, pur essendo felice per il rapporto che le due sono riuscite ad instaurare in così poco tempo, che la sua amicizia con Jessica possa penalizzarla. Certa del fatto che lei sia una ragazza solare, socievole e con una storia da raccontare. La invita a lasciarsi andare e a vivere questa avventura senza farsi condizionare, tu devi fare il tuo percorso e devi essere te stessa, esclama e aggiunge dai a tutti la possibilità di conoscerti. Ilaria ribadisce l'affetto provato nei loro confronti e, stringendo Ilaria in un abbraccio, conclude, io ci voglio stare con voi, sto benissimo. In serata, però, il pubblico è insorto dopo che un video ha iniziato a circolare sul web. Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo si trovavano in casa e quest'ultima, rivolgendosi alla Galassi ha detto, l'amica tua è saggia e, Ilaria ha risposto sì però anche, muovendo le braccia come a fare il segno della persona sovrappeso. Il gesto della Galassi non è passato inosservato e sui social è montata la polemica. Appena visto questo video. Che SCHIFO, si legge su X e ancora, le palle ste tre vecchie non l'hanno mai avute perciò hanno fallito in TV, che pena ste tre. Tanto rimarranno nel dimenticatoio. E già, si sono messe d'accordo per votare Ila, e hanno convinto anche Enzo Paolo. L'ho visto l'altra sera, si legge ancora.